E infatti voglio dire a tutti quelli presenti, che soprattutto ai giovani, se avete dei sogni, se avete delle cose che volete fare, fatele, cioè credeteci e arrivate in tempo. Grazie. Ok, sono nella mia camera come al solito. Oggi è il 29 agosto 2016 e ho deciso di riprendere in mano la telecamera per creare qualcosa per il mio canale. Solo che ho un grande annuncio da farvi. Mi spiego meglio. Ho 19 anni e non mi posso lamentare di quello che ho fatto negli ultimi mesi. Ho montato il mio primo film da 90 minuti. Abbiamo finito, ragazzi, non ci posso credere. Ho parlato davanti a un pubblico di non so quante persone. E volevo dire grazie a tutti di essere qui. Si dice che i giovani pensano solo a loro stessi, non pensano al loro futuro, non pensano a fare cose, però a me sembra che qua sia successo il contrario. Cioè, questi giovani ragazzi sono messi in gioco, hanno coinvolto molte persone per fare questo progetto. Ho diretto un video musicale dove ho rischiato la denuncia. Ma ci sono sentiti chiamare e sono sorti dei carabinieri. Ho finito finalmente la scuola superiore con un bel 85 su 100. Ho visitato altre città europee che ho aggiunto al mio bagaglio culturale. Ma tutto questo ve lo racconterò nei prossimi mesi. Ora sono qua, davanti a voi, e mi chiedo, ma tutto quello che sto facendo mi rende felice? Sì, mi rende felice. Ma una cosa mi logora ancora, è il fatto che ho smesso di creare contenuti per questo canale, un po' per mancanza di tempo, un po' per la mia pigrizia. Solo che in questi mesi in cui sono stato fermo, ho ragionato, ho pensato, mi sono logorato, mi sono detto che cosa voglio fare. Poi piano piano mi sono fatto ispirare da alcune persone, da alcune fonti, e ho detto, ho capito, voglio fare questo. Quindi ora rispondo ad alcune domande che mi avete fatto voi. Alle domande risponderà il Giugi del passato, perché questo video sarà il primo del nuovo inizio, ma l'ultimo del vecchio stile. Subito dopo le domande sopraggiungerà il Giugi del futuro, e quello che sarà per un po' di tempo, finché non mi annoierò anche di quello stile. Iniziamo subito. No, non fa ste battute. Eccoci qua. Lui lo conoscete già, l'ho ingaggiato per aiutarmi in queste varie clip. Prima domanda, Federico Talarico, che cosa hai in mente per questo Lucca Comics? Video per il canale o altri progetti? L'anno scorso sono stato ingaggiato dal Cedo Video per fare dei lavori per la fiera, video a vari incontri, interviste, eccetera. Quest'anno non lo so, si vedrà, per ora non so ancora nulla, non so neanche se ci sarò, vedremo. Giulia Maria Fruzzetti, come stai? A sedere. Steve Zambetti, oltre a cambiare stile dei video, hai in mente anche acquisti o idee che possano aiutarti in futuro? Riguardo acquisti, volevo, diciamo, concentrarmi ad acquistare delle ottiche per potenziare ancora di più la resa della 7S. Quindi pensavo a qualche ottica fissa, o un 24 mm o un 35 mm Samyang, sicuramente. Thomas Morelli, ciao, volevo chiederti il perché di questo cambiamento. Allora, perché? Bella domanda. In poche parole, da un paio di anni su YouTube Italia sta spopolando questa voglia di raccontare le proprie esperienze, i propri viaggi. È partito tutto con Nicolò Human Safari, che ha diffuso questo nuovo stile di fare video, ritmo, video a tempo di musica, di raccontare i propri viaggi. L'ho fatto anch'io. Solo che ultimamente vedevo che cose del genere non mi piacevano farle. Quando realizzo qualcosa lo vedo smorto, lo vedo, boh, inefficiente, non comunica nulla. E quindi mi sono fermato e ho ragionato. Sono giunto al fatto di dover realizzare video per comunicare qualcosa. Sarete voi a immergervi dentro il posto che visito e lo vivrete in prima persona. Stefano Riccia. Riccardo. Bella Giugge, hai mai pensato di chiudere Baracca e Burattini? Vorresti fare delle collaborazioni con qualcuno con cui magari non hai ancora fatte? Chiudere Baracca e Burattini no, perché YouTube mi ha fatto da vetrina. Mi hanno dato alcune persone che mi hanno commissionato video fuori da YouTube. Quindi no, quello non ho mai pensato. O Collaborazione alla semplicemente fine. cambiare. Ora voglio un attimo riniziare da solo. Adesso è il turno di Federico Parisi. Ciao Parix. Cosa ti ha spinto a cambiare? Non ti piaceva più quello che facevi o volevi semplicemente cambiare? Ok. Sei stato influenzato da qualcosa o qualcuno in particolare per questa scelta?
Allora, cosa mi ha spinto a cambiare? L'ho già detto, il fatto che vedevo che i miei contenuti erano un po' vuoti. Non è che non mi piaceva quello che facevo, perché alla fine i video che usciranno saranno sicuramente simili come contenuto. E di ispirazione non so, ultimamente mi sono proprio innamorato del cinema, il guardare i film, giudicarli, il criticarli, l'analizzarli tecnicamente. E quindi anche le varie inquadrature che propongono in un film, le voglio proporre sul mio canale, anche in un semplice video di viaggio. Quindi anche lì volevo dargli, diciamo, un'impronta più professionale, ecco. Cesare Juve. Ciao Cesare, è venuto, sono andato a Torino a vedere il Museo del Cinema in un giorno ed è venuto a trovarmi al Museo del Cinema. Quindi grazie Cesare, ci ha fatto anche da guida per Torino. Ehi Giugge, come sarà strutturata la programmazione dei nuovi video? Un saluto a Cesare. Non ci sarà programmazione, non metterò un video a settimana, ogni 2 settimane. Non voglio impormi di dover fare veloce un video per farlo uscire un determinato giorno, perché mi logora dentro. Quindi non abituatevi a un giorno fisso, a una data precisa. Giacomo Sisca, cosa ne pensi di Casey Neistat? Qual è il tuo regista preferito e perché? Un abbraccio. Un abbraccio. Allora, Casey Neistat, lui è un bravo creatore di contenuti, più che youtuber. Lui proprio anche fuori nella sua vita normale crea cose, ha proprio ispirazione, però dal suo lato c'è anche la vita che vive e la città che vive. Quindi, non so, lui più che altro come ispirazione può darmi il fatto di creare, pensare prima di creare. Infatti questo è il primo video vlog che ho scritto. Ho fatto lo storyboard e tutto, quindi alla fine voglio dare anche questo taglio ai prossimi video. Il fatto di scrivermeli, ideare e poi girare. Gear doesn't matter. Allora, il mio regista preferito, vabbè, Wes Anderson. Solo che ultimamente mi sto innamorando di Refn, più che altro perché mi hanno davvero tanto influenzato. Infatti sono andato dietro, c'è una lucina blu in ricordo di Refn. Finito? Sarebbe finito, ma c'è un'altra domanda. Prossimi video, hai intenzione di fare dei rimandi a vecchi video del passato? Può darsi. Oggi quando registro questo video, il cortometraggio Vittime del Sistema fa 3 anni dall'uscita. A volte dico che 3 anni fa avevo più palle di ora. Continuate il video perché c'è una sorpresa per voi. Ci vuole un'impronta vecchia, ragazzi. No, io ti meno. Pringete. Woof, 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 woof